Ciao a tutti da Mario Carbone, oggi studieremo insieme Le Osterie. Questo è un brano che trovate su Organetto Superfacile, volume 5. Lo trovate a pagina 8, ecco qua. Il brano è questo, lo farò prima ascoltare, poi passeremo allo studio. Questo. Semplice e ripetitivo. Iniziamo con lo studio. Inizia in sesta posizione, è una tarantella ovviamente, quindi è ternaria. Napoli, Napoli. Siamo in chiusura, suoniamo 3, 2, cerchiato, 3. Nuovamente 3, 2, cerchiato, 3. Quindi due volte. Napoli, Napoli. Cerchiamo di creare appunto l'effetto ternario, non fare questo, ma questo Napoli, Napoli. Se mettiamo un metronomo a 50 è questo. Napoli, Napoli, ancora questo, Napoli, Napoli. Ripetete questo per una decina di minuti. Bene, bentornati. Ora sul primo 3 mettiamo tutti e due bassi insieme, così. Napoli, l'altro, insomma, sequenza di tre note non mettiamo i bassi insieme, così. Napoli, una volta sì, una volta no. E questo quindi, Napoli, Napoli, chiaro? Ancora, Napoli, Napoli. Penso che sia chiaro. Ecco qua. La prima battuta è questa, quindi tutti e due bassi insieme qui, 3, 2, cerchiato, 3, poi nuovamente 3, 2, cerchiato, 3, senza tutti e due bassi insieme. Il simbolo è questo dello stop, chiaro? Bene, se avete memorizzato questo, passerà la stessa cosa, ripeterla in apertura e in chiusura nuovamente, e avete ottenuto queste tre battute. Praticamente è questo, ascoltate, facilissimo, eh? Napoli, Napoli, lo faccio in apertura, Napoli, Napoli. Lo faccio nuovamente in chiusura, Napoli, Napoli, quindi in chiusura, in apertura e nuovamente in chiusura, chiaro? Fate questo per 10 minuti, ecco qua vi mostro nuovamente la partitura, è questa, e in questo caso siete arrivati fino qui, va bene? Fatto questo per 10 minuti, bentornati, dobbiamo aggiungere il 2 in apertura, che dura un movimento intero, questo, con tutti e due bassi. Cerchiamo però di legare queste battute senza fermarci ora, facendo questo, Napoli, chiaro? L'ultimo due cerchiato dura un movimento, va bene? Fate questo, diciamo, questo rigo fino qua al due cerchiato, e questa è l'introduzione, chiaro? Bene, bentornati, andiamo avanti ora con la parte A. Abbiamo in chiusura due volte il quarto dito, nuovamente altre due volte, potete pensare pa 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 pa, due volte pa 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 sul quarto dito in chiusura, pa 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 pa, poi 3 2, e due volte il quattro cerchiato, pa pa, e questo quindi pa 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 pa, due volte il quattro cerchiato in apertura, ripeto pa pa, nuovamente pa pa, poi 3 2, e due volte il quarto dito cerchiato in apertura, pa pa, e questo. Bene, fate questo che diciamo è da qui. 4-4, quindi il primo pappa, pappa, 3-2, in apertura 4 cerchiato, 4 cerchiato. Fatela per una mezz'oretta. Bene, bentornati, andiamo avanti. Qua abbiamo una pausa in battere, un poli. Pronunciamo Napoli, solo che qui diremo un poli, che questa nota è sul secondo movimento e questa nel terzo movimento, che è 1-2-3. E quindi è questo, un poli, un poli, un poli, un poli. Sentite il metronomo a 50, fate questo esercizio per 5 minuti in apertura, quindi un poli, un poli, un poli, chiaro? Ovviamente in battere c'è l'un dove non suonate, un poli,
Bene, ripetete questo un bel po', bentornati, andiamo avanti. Ora aggiungeremo a questo un poli, due cerchiato, tre. Saliamo di una posizione, due cerchiato, tre. Chiudiamo col due. Un movimento intero. Sarà questo un. Ancora questo un poli. Chiaro? Ed ecco qua la battuta. Cercate ora di collegare questo, un poli, due cerchiato, tre, saremo in una posizione due cerchiato, tre, il due in chiusura. Bene, fatto questo, collegate tutta la frase di prima, vabbè, bentornati dopo una mezz'ora, una decina di minuti, colleghiamo questi due blocchi fino a qui, chiaro? E sarà questo, Poi, anche qui lo stop, non ve l'ho detto, insomma, va messo qui sul due cerchiato, taratà, due cerchiato e il 2 in chiusura, va bene? E quindi si ripete, lo ripeto nuovamente questo. Poi. Ora ripete la stessa cosa. Quindi è uguale, si ripete due volte questa frase e siamo arrivati fino qui. Quindi è la ripetizione della stessa cosa andando avanti, questo è semplicissimo. Quindi fatto questo ripetete tutto da capo fino qui, va bene? E poi ritornate sul video. Noi andiamo avanti, bentornati dopo qualche giorno, settimana. Vediamo questa parte B che inizia di qua, vedete? Queste due note. Chiaro? Diciamo, siamo a pagina 8, penultimo rigo. Ultime due note, quindi abbiamo in sesta posizione due volte il terzo dito, nuovamente altre due volte e un'altra volta, in totale 5 volte il terzo dito, pa 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 pa, poi pa, il 5 in apertura, quindi pa 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 pa, quindi pa pa, nuovamente pa 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 pa. Poi qua attenzione, abbiamo il 3 in chiusura e il 5 in apertura legato, chiaro, pa. Poi pa, pa, poi pa. Vi cerchio queste così vi sarà più semplice capirle a due, anzi metto una lineetta sopra, vedete? Ecco qua, abbiamo le prime due note, quindi vedete pa, 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 poi pa, pa, queste due legate, siamo arrivati fino a qua. Ripetete per 10 minuti fino qua al 5 in apertura, fino qui, qui. Siamo arrivati, non qui, è qui. Bene, ben fatto, avete fatto questo, bentornati, quindi pa, 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 pa. Questo è legato, è un po' difficile per chi inizia da poco, Andiamo avanti, 5, 4, poi 3, 3, 3, 3, 3, 4, e chiudiamo con due cerchiato, 3. Ripetiamo questo che abbiamo fatto ora, 3, 3, 3, 3. Questo abbiamo memorizzato, andiamo avanti, questa nuova frase, 5-4 legato, poi 3-3, quindi due volte pa, 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 pa. Poi 3-4 legato, e in chiusura due cerchiato 3, quindi metto la linea sopra per farvi capire qual è il pa, pa, e facciamo una cosa, in blu vi segno le note legate, chiaro? Ricordatevi, in blu le note legate, per ora, quindi vedete, abbiamo fatto prima questa frase di qua fino a qua, queste due note erano legate, tara, non staccate come se scottano, queste due legate, qua pappa pappa, qua tara tara, chiaro? Ed è questo, ripeto lentamente tutta la parte B, questa parte B, quindi pa 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 pa, le due note legate, 5 in apertura, poi 3 3 3 3 4 è legato, in chiusura due cerchiato 3. E quindi viene questa, ascoltate col metronomo lentamente così. Va bene, ripetete questo per una mezz'oretta, o il tempo necessario per memorizzarlo, di qua fino a qui. Siamo arrivati qua, va bene? Tranne queste ultime tre note. Bene, bentornati, andiamo avanti dopo questo 2-3 e 2 cerchiato 3 in chiusura. Qua è scritto stesso tasto, cioè faremo questo, 2, 3, questo, cambiamo dito sullo stesso tasto, 2, 3 e poi questo, quindi ta-ta. Fate questo per 10 minuti, cambiate dito sullo stesso tasto, alternate insomma, quindi 2, 3, questo ta-ta,
2, 3, poi 2 cerchiato, andiamo avanti il 3, una pulsazione intera, il 4 pure lungo. In apertura scendiamo in una posizione, 2 cerchiato, 3 legati. Chiaro? Ecco qua. Ripeto questo, quindi. Poi il 3, siamo a pagina nuova, 3, 4, apriamo, 2 cerchiato, 3. E questo. Ripetetelo un bel po' di tempo, ho fatto capire i passaggi, ecco qua, qua alternate la stessa nota anche di prima, tara, poi sulla stessa nota cambiate dito, 2, 3, salite di una posizione, il terzo dito qui, il quarto dito, in apertura 2 cerchiato 3. Fatto questo ripetetelo tantissimo perché in apertura sarà lo stesso movimento. Bentornati, sapete fare questo. Ora lo stesso movimento di prima, un ribattuto sullo stesso tasto. Solo che il quarto dito non è qui, ma è cerchiato ora. E chiudiamo col 3. E questo in apertura. E 3 in chiusura. E ci fermiamo qui. Quindi l'unica nota che cambia è quella che vi cerchio ora. Vedete? Ecco qua. Andiamo avanti. Avete capito la frase di prima? Andando avanti, qua cambia solo che in apertura. Lo stesso movimento di prima. Cambia questo quarto dito che non è, prima non era cerchiato, vedete qui. Ora è cerchiato col 3 in chiusura. Fatto questo, collegate le due frasi, quindi dalle ultime tre note di pagina 8, che è così, quindi lentamente. Ora ripete esattamente la stessa cosa quello che ho fatto finora, andando avanti, eh. E dura quattro pulsazioni. Ecco qua. E poi lo stop, quindi. E si riprende. Vabbè, faccio vedere prima cosa abbiamo fatto. Finora avete capito quella frase di prima. Andando avanti di qua, dove metto questa linea, diciamo questa V rossa, non è altro che una ripetizione. E poi faccio vedere. Prima avevo ripreso di qua fino qui. Chiaro? Non è altro che la stessa cosa andando avanti fino qui. Abbiamo solo l'ultima nota che è lunga 1, 2, 3, 4 pulsazioni. Poi lo stop con i bassi. E queste sono le note che vi fanno ricordare queste due note dell'inizio, si riprende tutto di qua, va bene? Vi metto il segno così è più semplice. Fate questo, vedete? Ecco qua, metto un segno di ripetizione. Fate questo, quindi queste due note, pa, pa, vi ricollegate qua, pa, 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 e ripetete tutto, va bene? Questo non è altro che quando poi, insomma, l'avete ripetuta tantissime volte in base al testo. Quando volete finirla, arrivate qui e andate al finale, che non è altro che la stessa cosa che avete fatto sopra, non cambia nulla. Metto una V qua, fate il 3, vedete? È sempre la stessa cosa, quindi fa così. Collego da qui, vedete? Da questo 3, 4 cerchiato vado qui, eh? Così è più chiaro che sto facendo. Quindi ora sono al finale, quindi. La stessa cosa, nuovamente la stessa cosa. Qua cambia invece il finale, ultime tre note del penultimo rigo ed ecco qua. Ed è così, 2 cerchiato, 4, 2 cerchiato. Poi 2 cerchiato, 2 cerchiato, il 4 in chiusura, 3 pulsazioni, poi lo stop. Chiaro? E quindi è questo, il finale, vi faccio sentire. In apertura il classico finale. Chiaro? Bene, ci siamo. Vedete, quindi qua non è altro che una ripetizione sempre fino qui. Cambia solo qua, vedete? 2 cerchiato, 4, 2 cerchiato, poi 2 cerchiato, 2 cerchiato, in chiusura il quarto. 3 pulsazioni, lo stop, stop, stop. Bene, per ora ci siamo. C'è poco da capire, insomma, ripetete prima sulla mano destra i bassi dove iniziano a suonare, dove ci sono scritti. Qua sono tutti stop, i bassi iniziano a suonare di qua. Scusatemi, ho indicato male, di qua, ultimo rigo, va bene? E qua si fermano nuovamente per poi riprendere nuovamente di qua con gli stop, chiaro? Beh, il brano lo conoscete qua tutti con i bassi normalmente. Memorizzate prima la mano destra e poi insomma la parte melodica, poi i bassi andranno da soli. Ovviamente vi consiglio di, insomma, di studiare gli esercizi giornalieri, di ripetere, vi aiuteranno tanto insomma nel sincronizzare mano destra e mano sinistra o anche le terzine abbellimenti, questi che aiuteranno tanto per mettere delle terzine, potreste mettere delle terzine già all'inizio, così. Nella parte A, in effetti ve lo dico già ora, una terzina qui sul 3 e fate questo.
Invece fare solo 3-2, fate 3-4-3 col 2. Poi una terzina su 2 cerchiato, fate questo. Veloce però. Quindi è questo. Anche qua potreste quindi mettere già una terzina, ve l'ho annunciata già io dov'è. Ecco qua, una vi ho scritto qui T terzina e un'altra la potete mettere qui. Va bene le note che vi ho detto. Bene, per oggi è tutto, quindi se vi è stata utile questa lezione condividetela sui social o condividetela con qualcuno che può essere utile questo brano, darete la possibilità anche voi ad altri di imparare insomma, a suonare questo brano. Per oggi è tutto, un saluto da Mario Carbone, alla prossima lezione. Ciao a tutti!